Ciao a tutti, amici di Dolomiti e Bambini. Questa volta non inizio con un buongiorno, ma con un buon pomeriggio. Sono esattamente le 2:15. Oggi inizieremo un'escursione del tutto diversa dal solito. Infatti, non so se notate, gli zaini diversi. Siamo pronti per la nostra prima esperienza in tenda, quindi staremo via 2 giorni. Dove siamo? In macchina siamo saliti da Rione Lago fino al Pianto Femmine, siamo a quota 1117 e siamo diretti al bivacco Col dei Gai. Noi siamo scesi da questa strada, per adesso stiamo camminando su una strada asfaltata. E qui, in questo punto, si è aperto un magnifico panorama e si riescono a vedere i laghi di Revine, là sotto. Adesso continuiamo da questa parte verso La Posa. Dalla località La Posa mancherà circa 1 chilometro e adesso stiamo camminando su questa strada panoramica. Non so se riuscite a vedere il magnifico panorama che abbiamo alla nostra sinistra. Peccato che il tempo sia un po' rannuvolato, ma lo mettevano che doveva diventare un po' bruttino. Speriamo almeno di non trovare proprio la pioggia. E vi dico anche che oggi siamo veramente, anzi soprattutto i bambini, molto emozionati per questa nostra nuova esperienza che faremo. Dormendo in tenda nelle zone del bivacco Col dei Gai. Questo è il sentiero dove stiamo camminando adesso, quindi non è più una strada asfaltata, ma è una forestale nel bosco e per adesso in continua discesa, quindi stiamo perdendo un po' di quota, che poi ovviamente dovremo recuperare. Noi siamo arrivati da questo sentiero, adesso ci troviamo a quota 866, il punto più basso che si raggiunge facendo questo giro, e adesso da qui teniamo tutto a sinistra e dovremo cominciare a risalire. Intanto è uscito di nuovo anche un timido sole. Dopo circa 200 metri, bisogna svoltare nuovamente a sinistra, mi raccomando, prendendo questo sentiero, perché solo dopo averlo imboccato si scorge il cartello con le indicazioni per il Monte Cimone. Diciamo che la salita che abbiamo fatto fino adesso è stata veramente tosta. Sarà perché ovviamente con quello che andremo a fare oggi abbiamo anche gli zaini più grandi e più pesanti, ma l'abbiamo sentita tutta. Comunque adesso la quota l'abbiamo ripresa quasi tutta, dovrebbero mancare appena 50 metri. Quindi insomma un ultimo sforzo e siamo arrivati.
Eccoci finalmente arrivati al bivacco Col dei Gai. Per adesso non faccio video all'interno del bivacco perché abbiamo trovato un'altra coppia di ragazzi. Noi siamo comunque già dentro che ci stiamo preparando da mangiare, il caminetto è acceso quindi crea una bellissima atmosfera. Non dormiremo nel bivacco ma dietro, dopo ve le faccio vedere, abbiamo sistemato le nostre tende. Vediamo dentro com'è il bivacco. Qui c'è un caminetto, una piccola dispensa, due, tre bei tavoloni, per chi vuole c'è anche il diario per scrivere qualcosa. E di sopra c'è la zona notte, che adesso non vado perché è ancora chiusa, ma è bella grande. Ci sono anche due materassi, vediamo se si riesce a vedere qualcosa lo stesso, non credo, no. Due materassi, una brandina e anche un materassino piccolo. Buongiorno, ci siamo appena svegliati, ce la stiamo prendendo proprio con comodo perché saranno le, aspettate un attimo, ecco, quasi le 7, dormito bene, stanotte ha anche piovuto 3 volte, però adesso sembra esserci il sole, adesso ci vestiamo e facciamo colazione. E noi ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, abbiamo fatto colazione, ci siamo preparati, abbiamo risistemato gli zaini, smontato le tende. Adesso lasciamo il bivacco che vedete alle mie spalle e cercheremo di raggiungere il Monte Cimone. Questo è il Monte Cimone a quota 1280, adesso cominciamo a scendere verso la località La Cisa tramite l'unica traccia ben evidente, perché anche in queste zone i cartelli praticamente sono inesistenti, quindi andiamo un po' a sentimento, o meglio avere il telefono col GPS sempre acceso. Adesso noi stiamo continuando a scendere per questo sentiero e probabilmente voi non lo vedete, ma proprio lì in fondo c'è la località La Posa, da dove siamo arrivati ieri praticamente. Quindi andremo ad incrociare di nuovo quel sentiero e questa volta in salita torneremo al Pian delle Femmine. Intanto vi faccio vedere un po' di panorama. Questa volta faccio il video dalla macchina perché non so se vedete la faccia un po' stanca, non vedevamo l'ora di tirare via gli zaini dalle spalle. Comunque sono stati 2 giorni veramente belli, la nostra prima esperienza in tenda. In tutto il giro saranno sui 15 chilometri, la maggior parte ovviamente fatti il giorno prima.
E niente, se come al solito il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale e se volete comunque trovare maggiori informazioni riguardo a tutta l'escursione, ci sono sempre i nostri social, Instagram e Facebook. Quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!